Tutta tremolata, Giacomo Salvanelli, CEO di Mindcrime. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Luca e grazie a tutti e buongiorno a tutti. Allora, oggi parleremo di mappe, di criminalità e di intelligenza artificiale. Tutti i temi che ci piacciono da morire, ma prima la sigla. Allora, Giacomo, tu non lo sai, io però sono un anziano e io mi ricordo il Giro della Nera. Come no? Me lo ricordo, lo conosco. Assolutamente, 2012-2013 a Milano. Ma dai, incredibile. Allora, 2012-2013 io c'ero all'epoca e fondamentalmente il progetto qual era? Di provare a fare una mappa di Milano dei crimini. Eravamo nell'epoca in cui non c'era ancora Chicago che aveva mappato tutti i crimini della città, in cui insomma era solo un'idea. Poi il progetto non so che fine ha fatto, ma dopo quanto? 10 anni venite fuori voi, anzi voi arrivate un po' prima. Allora, che cos'è Mindcrime? Intanto facciamola vedere, faccio vedere per ora la mappa di Milano. Esattamente, sì. Allora, la mappa che tu stai facendo vedere, poi insomma scendiamo un pochino più nel dettaglio andando in condivisione con il mio account premium, perché chiaramente questa è limitata la mappa che tu stai facendo vedere, Luca. Che cos'è tecnicamente Mindcrime? Allora, Mindcrime è un progetto che noi, cioè tecnicamente parlando è deep tech, quindi in qualche modo si basa comunque su un core tecnologico che è appunto quello di Mindcrime, che ci permette da un lato, associandoci a più di 16.000 banche dati diverse a livello europeo, alcune più strutturate di altre per formattazione, per tipologie, per diciamo anche qualità del dato, altre decisamente meno. E che cosa fa Mindcrime? L'attività numero uno è crawling dati, quindi in qualche modo unendo delle funzioni di text mining, data mining e anche analisi contestuale, un pizzico di contextual analysis, va a scandagliare un po' tutte queste fonti e banche dati, ripeto, strutturate in maniera non uniforme, estrapolando dati riconducibili a episodi di criminalità e di degrado urbano, incrociandoli, verificandoli, attribuendo livelli di attendibilità, eliminando i falsi positivi e geolocalizzando i diversi eventi che poi noi andiamo a raccogliere. Ti fermo subito che è il momento nerd. Come fate a verificare? Allora, il processo è su quattro livelli. Tanto se vuoi far già vedere... Sì, assolutamente sì, vado in condivisione. Allora, condividi schermo. Visto che stavamo parlando del Giro della Nera, che è un progetto che io ho sempre seguito con grande interesse, mi è dispiaciuto che poi è rimasto un po' là in sordina. Vi faccio vedere un esempio di Milano e poi torno alla domanda, insomma, come facciamo a verificare i dati. Prendiamo ad esempio il caso di Milano. Come vedete si può selezionare un comune fino anche un'area disegnata in mappa, quindi diciamo a ruota libera. In questo caso prendiamo il comune di Milano, si può selezionare un arco temporale fisso, in qualche modo già preimpostato, può essere l'ultima settimana fino all'ultimo anno, oppure selezionare in maniera customizzata un arco temporale dal 1 gennaio 2018 fino ad oggi. Quindi il nostro DB, il nostro database, parte è popolato dal 1 gennaio 2018 ad oggi. Selezionando un certo lasso di tempo, si clicca su cerca e vieni in qualche modo come utente geolocalizzato all'interno del territorio chiaramente selezionato, in questo caso il comune di Milano. Ci sono tutta una sequela, diciamo, di filtri potenzialmente attivabili che rendono l'esplorazione della mappa. Questa è la parte premium, nel senso che se noi accediamo sul sito, poi la regia me lo mette in sovraimpressione, non abbiamo tutte queste feature. Allora, per gli utenti che si possono registrare gratuitamente, rendiamo assolutamente visibile la mappa geolocalizzata e categorizzata, cioè quindi sarà possibile vedere come singolo pinpoint in mappa il singolo evento, diciamo categorizzato e sottocategorizzato. Quindi io potrò vedere, utente non pagante ma comunque registrato, la categoria dell'evento, in questo caso facciamo l'esempio furti in esercizio commerciale, la data in cui è avvenuto e il luogo, con la possibilità, cliccando sul
diciamo, nome della categoria dell'evento, di essere reindirizzato immediatamente alla matrice del dato. Quindi può essere un giornale, come può essere una banca dati comunque più strutturata, come può essere magari un dataset veicolato dalla polizia locale. Quindi si rimanda alla matrice precisa dell'evento. E come vedete ci sono tutta una sequela di icone categorizzate in maniera diversa, che vanno dai furti fino all'usura, passando per minacce, reati legati allo spazio, crimini violenti, omicidi, rapine, truffe, abbiamo incendi anche di natura dolosa, fenomeni di eventuale terrorismo, manifestazioni violente. Quindi abbiamo una vasta categorizzazione di eventi, e ognuno di questi poi ha naturalmente un'iconcina, diciamo così, diversa. Questo è quello che può vedere l'utente registrato ma non pagante. L'utente pagante invece, poi ti spiego anche con chi lavoriamo noi ad oggi soprattutto, può avere accesso a delle ulteriori funzioni, che sono ad esempio, allora, al di là del fatto che in mappa è possibile anche attivare altri filtri che rendono un po' la navigazione, tra virgolette, più, come dire, diciamo colorate, ecco, con le diverse heatmap che sicuramente sono un qualcosa di utile, che l'utente registrato non premium può comunque fare, ma ad esempio noi, per chi paga, quindi per l'utente pagante, diamo accesso anche a delle statistiche, delle analytics già aggregate, come vedi, per l'area territoriale di riferimento, con una sequela di grafici, tutta una sequela di, appunto, stats rispetto alla distribuzione temporale, con la possibilità chiaramente di filtrare anche i dati. Qua stiamo vedendo un anno di percorrenza, quindi come vedete la linea spezzata è molto, diciamo, è molto stretta, quindi non si può apprezzare l'eventuale... Qual cioè, è si lo riesce storico, storico che avete? Avete. Come? Che storico, storico avete? Cioè da quando mappate i crimini? Dal 1 gennaio 2018 a oggi, quindi come vedi fino al 9 novembre. Quindi noi avete 4 anni, è interessantissimo, cioè potete già fare delle analisi. Assolutamente sì. E noi diamo la possibilità, come vedete, con i filtri di selezionare tutta una sequela di categorie e sottocategorie, quindi spegnendole e accendendole sia in mappa ma anche poi nelle statistiche aggregate, rendendo così possibile anche fare dei verticali specifici. Cioè, se io sono magari interessato solo alle rapine in esercizio commerciale, vado a spegnere, anzi teniamo accese le rapine, facciamo l'esempio banalissimo, spengo tutte le altre categorie, lascio solo le rapine in esercizi commerciali. E io qui posso andare a vedere una distribuzione nel corso dell'ultimo anno delle diverse, diciamo in qualche modo, no, le diverse fluttuazioni, dove si sono concentrate in qualche modo in maniera non proprio sinusoidale, però comunque dove si sono aggregate magari determinate rapine in esercizi commerciali, con la possibilità chiaramente di filtrare anche la barra del tempo e quindi poter vedere in maniera un pochino più, diciamo, apprezzabile l'andamento di determinate fattispecie specifiche di illecito. Quindi, perché chiaramente se io prendo un anno vedo la linea spezzata molto clusterizzata, se invece lo prendo in maniera un pochino più ristretta posso apprezzare meglio le fluttuazioni degli eventi, con chiaramente un adattamento anche in mappa. Quindi se io vado, come vedi, a filtrare dal 10 novembre diciamo in qualche modo, quindi vado a prendere dal 27 settembre 2022 al 9 novembre 2022, anche in mappa si vanno ad aggiornare le clusterizzazioni delle rapine in esercizi commerciali che poi noi abbiamo geolocalizzato. Diciamo, questa è l'esplorazione un pochino più dinamica, con la possibilità naturalmente di fare che cosa? Di fare anche il download diretto di Super Brief Risk Report, quindi sono dei mini report che vanno un pochino a riassumere. Chi li fa questi report? Il sistema li fa Excel o si scarica qualcosa di più articolato? No, allora il Super Brief Risk Report, ve ne faccio vedere uno, è qualcosa di un po' discorsivo ed estremamente riassuntivo. Quindi in altre parole, io voglio andare a fare, diciamo, a produrre un Super Brief Risk Report per il Comune di Milano. Come vedi sono 3 pagine estremamente sintetiche, dove io vado a riassumere distribuzione territoriale, distribuzione statistica euristica, e posso scaricarlo come PDF. Quindi è una fotografia che il sistema mi permette di estrapolare sulla base dei filtri che ho attivato delle aree. È tutto automatico o c'è un omino che scrive? Tutto automatico. Quindi io posso scaricare. Che cosa utilizzate? Come, Luca?
Che cosa utilizzate per fare la reportistica? Avete un software preciso o l'avete fatto scritto voi? No, l'abbiamo scritto noi internamente. Tutto quello che diciamo. Non te l'ho ancora chiesto, cioè voi siete ingegneri, siete informatici. Allora, io vengo dal mondo della crime analysis, quindi diciamo mi sono sempre occupato dell'analisi dati applicata alle scienze per la sicurezza urbana, quindi un verticale molto specifico della crime analysis, e ho alle spalle la fortuna di avere un reparto tech molto molto in gamba, quindi abbiamo diciamo due manager che sono Samuel Piatanese e Luca Ruschioni, rispettivamente il nostro CTO e il nostro amministratore di sistema e database manager, che gestiscono per intero poi il team diciamo di tech dev che sono sotto di loro, sono tre persone insomma, ecco, che lavorano poi fattivamente sulla piattaforma, quindi insomma cercando di svilupparla e di far sì che corra sempre in maniera smooth, diciamo così. Questa immagine è la parte esplorativa, quindi prettamente esplorativa in materia di dati, con la possibilità di filtrarli, di interagire, di scaricare tutta una sequela di informazioni che possono essere utili in fase di analisi storica o comunque di analisi di contesto. C'è una funzione extra che noi abbiamo inserito che ci piaceva molto, che è anche l'area disegnata a mano, quindi magari immagina il security manager che dice: a me non interessa sapere tutto il comune di Milano, voglio sapere solo quello che succede nell'area limitrofa al Duomo, perché magari ho lì un asset che mi interessa. Clicco, disegno l'area a mano, seleziono l'arco temporale di interesse, in questo caso l'ultimo anno, clicco su cerca e il sistema va a farmi un excursus naturalmente sull'area di interesse con le relative statistiche che poi si vanno ad aggiornare in funzione chiaramente di ciò che è avvenuto dentro l'area di interesse, con il brief report che si adatta allo stesso modo, quindi io potrò scaricare un super brief report per l'area di interesse. Parlo al criminologo. Per cui, come insomma, parlo al criminologo in questo caso qua, insomma, che cosa ti ha colpito in questi quattro anni sull'Italia? Tu sai che le polemiche sulla sicurezza, il dibattito sulla sicurezza è vivo, non fosse altro che in campagna elettorale la Chiara Ferragni aveva sollevato il tema: attenzione, Milano non è una città sicura, e aveva risposto direttamente il sindaco Sala dicendo: no, non è vero, i dati ci dicono il contrario. Allora, visto che voi i dati li guardate da 4 anni ormai, che cos'è successo? Vi posso chiedere proprio un commento giornalistico, ma anche un commento da sociologo, cioè che cosa è successo in questi 4 anni all'Italia che vi ha colpito, guardando appunto in maniera così granulare i singoli reati? Allora, quello che abbiamo visto, Luca, innanzitutto bisogna fare una grande distinzione fra grandi città e città medio-piccole, perché ovviamente vivono delle dinamiche sociali completamente diverse fra loro. Però se noi parliamo di grandi città o comunque anche di aree metropolitane relative a grandi città, quello che noi abbiamo visto in Italia è che dopo una crescita che comunque era abbastanza costante per alcune fattispecie di illecito fino alla fine del 2019, noi abbiamo assistito ad un drop relativamente significativo nel corso degli ultimi forse 10-15 anni nei casi ad esempio di furti in abitazione piuttosto che rapine in abitazione. Abbiamo assistito specialmente per queste due fattispecie, che poi costituivano una gran fetta degli eventi di illecito registrati a livello nazionale, un sostanziale drop, un calo abbastanza importante, mentre c'è stata una crescita piuttosto significativa di quelli che noi definiamo da un lato i petty crimes, quindi le piccole, diciamo i piccoli illeciti, dal piccolo furto al piccolo scippo, al taccheggio, fino ad arrivare poi anche a crimini violenti. Quindi abbiamo assistito ad una crescita comunque relativamente significativa, stiamo parlando di una media circa del 9-10% su base annua di crimini più violenti.
Quindi per crimini più violenti stiamo parlando, ovviamente non includiamo nelle statistiche quelle che sono le violenze domestiche, perché sono anche di difficile reperibilità, però quelli che sono i fenomeni di aggressioni, risse o comunque assalti fisici, percosse, abbiamo assistito comunque anche in strada, soprattutto in strada, ad un tasso comunque crescente. Allarmante, perché è comunque una fattispecie di illecito a tutti gli effetti, che genera una percezione di insicurezza molto forte. Poi c'è stato in tutte le strade o in alcune, cioè prima hai giustamente distinto tra la grande città e la piccola città, dove insomma i reati sono non meno violenti, ma sono meno comuni, ecco, anche specificamente per un dato demografico, cioè meno persone, per cui statisticamente è meno rilevante. Ma avete notato c'è ancora vera, insomma, il tema che il centro è più sicuro, la periferia è meno insicura, cioè da questo punto di vista c'è qualche cosa da osservare? Allora, qui si apre una grande parentesi, che è quella relativa allo scollamento che esiste fra la percezione di insicurezza e la sicurezza poi oggettiva. Perché se noi andiamo a guardare a tutta una sequela di statistiche e di dati relativi alla distribuzione territoriale di certi fenomeni, vediamo che le aree più centrali delle città, specialmente le grandi città, sono aggregatori di rischio, per una semplice ragione. Esattamente come avviene negli Stati Uniti, dove la downtown di solito è un posto terrificante, mentre più ti allontani, più entri in una sorta di paradisi anche artificiali. Cambiano le fattispecie, cioè se noi andiamo ad esempio nel centro città, quindi si crea uno scollamento fra percezione cognitiva degli spazi urbani ed effettiva, diciamo, in qualche modo sussistenza di certi fenomeni, perché a livello percettivo, faccio un esempio banalissimo, se io vado in determinate zone del centro di Milano è naturale che la mia percezione è di immediata sicurezza, la bellezza dei palazzi, l'ipertecnologia, no? Quindi di determinate strutture, mi dà la percezione di una grande sicurezza, senza sapere che magari determinate aree in realtà, in caso contrario, contrariamente, sono aggregatori di fenomeni, soprattutto rapine in strada, piuttosto che furti, scippi, furti di mezzi, non ne parliamo. Perché? Perché tanto più si va verso il centro, tanto più c'è una clusterizzazione di opportunità di illecito, dai negozi piuttosto che, no, uffici, luoghi di aggregazione dove si riversano migliaia e migliaia di persone su base quotidiana, generando, no, quindi nuove opportunità di illecito. Tanto più andiamo verso l'esterno, quindi le aree più, diciamo, secondo, terzo anello delle città, logicamente vediamo che c'è un cambiamento nelle fattispecie statisticamente più frequenti. Ad esempio, noi riscontriamo che per reati come prostituzione, piuttosto che spaccio, anche come dire, ci sono dei cluster molto ben distribuiti, però nei secondi e terzi anelli delle grandi città. Ovviamente è piuttosto improbabile trovare una zona di spaccio, una vera e propria piazza di spaccio massiva nei centri città, dove c'è un altissimo presidio delle forze dell'ordine, no? Quindi segue anche una logica sociale da questo punto di vista. È molto raro, puoi trovare magari lo spacciatore che sporadicamente, ad esempio Corso Como, per certi versi è una sacca abbastanza anomala, perché si trova in una zona comunque centrale della città, a Milano, ma comunque è un aggregatore piuttosto importante di fenomeni di spaccio. Se dovessimo vedere altre piazze, che Corso Como è una via anche piccola di Milano, dove c'è uno spaccio di sostanze stupefacenti, però è una via molto di lusso, nel senso che ci sono i locali, ci sono negozi, siamo a due passi da Gaia Olenti, che è un nuovo centro architettonico, insomma, di grande richiamo, eppure insomma lì non è una casma, perché non è una casma, però insomma è un luogo non sicuro, soprattutto di notte. La regia ci sta facendo vedere Roma, invece. Sì.
Ma invece, dal punto di vista invece giganti, faccio la notizia, una domanda che insomma, qual è il posto più insicuro in Italia? Cioè, dov'è che ci sono? Quali sono le zone? Intanto voi non sarete amatissimi dall'immobiliare, cioè dalle agenzie immobiliari, immagino, che non siano i vostri clienti più affezionati, perché insomma, l'agenzia immobiliare che cerca di vendere una casa in cui c'è magari una crescita di crimini si trova a dover abbassare i prezzi delle case, no? Ma allora c'è un effettivamente un doppio canale, nel senso che hai toccato un settore dove noi ad esempio non siamo ancora presenti a livello proprio di business, perché quando si va ad interloquire con degli operatori che si occupano della valutazione, quindi degli assessment relativi agli asset immobiliari finalizzata ad un'acquisizione, è normale che quello che facciamo noi diventa particolarmente prezioso e utile in fase antecedente, no? Se io devo capire cosa succede attorno ad un immobile su cui andrò ad investire magari 10 milioni di euro, mi interessa molto capire la storicità del contesto a livello di illecito. Per chi invece vende, ovviamente non è proprio un'attività ovviamente vantaggiosa. Ed è per questa ragione che in qualche modo, diciamo, per certi versi non siamo mai ancora riusciti ad interfacciarci con chi fa un'attività anche ibrida, cioè sia di acquisizione che poi di vendita di immobili. Vedremo un po' come riuscire anche ad approcciare in maniera proattiva ed efficace, anche magari a livello comunicativo, determinate attività che poi noi andiamo a fare. Per esempio, adesso la regia mi ha portato su Napoli. Napoli è oggetto, insomma, il grande mito, no? Cioè la città insicura per eccellenza, dove ti rubano l'oro Rolex dal polso. Di fatto poi, quando guardiamo i dati di Istat, cioè scopriamo che non è così, non è la città più insicura, meno. Noi abbiamo scritto numerosi pezzi sulla percezione del rischio, sulla notiziabilità, nel senso che chiaramente nel momento in cui viene rubato un Rolex a un giocatore piuttosto che a un personaggio famoso, o comunque insomma c'è un reato a Napoli, necessariamente ne parlano i giornali, ne parlano i siti, ne parlano le televisioni. Se succede la stessa cosa a Milano, non accade, per cui c'è una percezione un po' diversa. Voi guardando i dati, che cosa avete capito? Ma noi guardando i dati abbiamo capito che in realtà paradossalmente le città che più frequentemente sono associate ad una sequela di tassi di insicurezza o comunque livelli di sicurezza complessiva molto bassi, poi in realtà nel complesso presentano meno criticità rispetto ad altre città sicuramente più blasonate, dove per natura e conformazione sociale, per stratificazione urbanistica, presentano delle opportunità criminali senza precedenti. Cioè, se noi pensiamo, questo è un dato comunque molto interessante, che insomma città come Milano, già Roma segue un iter diverso, però città come Torino, Milano, Bologna in qualche modo hanno una stratificazione, una diversità culturale e sociale di quartiere in quartiere, di zona in zona, che è elevatissima. Questo chiaramente è cosa che ad esempio a Napoli non c'è, cioè quindi nelle città del sud Italia c'è una minore stratificazione sociale in spazi estremamente brevi a livello urbanistico, mentre ci sono proprio aree densamente popolate da gruppi o sottogruppi culturali e sociali diversi fra loro, ma ben distanziate fra loro, ben divise. Invece a Milano, Torino, Bologna, altre città del nord Italia, anche Roma in parte, c'è una maggiore stratificazione, cioè possiede trovare una strada con un certo tipo di substrato culturale e quella immediatamente adiacente con uno differente. Queste diversità, quindi, con tutta una sequela di fenomeni anche sociali, economici, interconnessi fra loro,
generano un humus che è sicuramente favorente rispetto a certi fenomeni, rispetto alla città in cui comunque queste stratificazioni non ci sono. Senza contare poi che la densità degli esercizi, delle attività commerciali che presentano le grandi città italiane, soprattutto al nord, ad esclusione di Roma, che ripeto è un caso particolare, non è assolutamente correlato con quello che noi riscontriamo nelle città del sud Italia. Quindi vuol dire che la distribuzione di certe attività commerciali è molto più spalmata nei comuni del sud, a differenza di quanto non sia in quelli del nord. Quindi noi magari in un block di Milano troviamo, non lo so, n esercizi commerciali, e quello stesso numero di esercizi commerciali a Milano lo troviamo in 5 block, 6 block. Allora Giacomo, io mi scuso con gli ascoltatori perché non si vedono le domande, per cui te le devo girare io perché c'è un problema tecnico. Ti girerò un po' di domande che sono arrivate. Allora, prima di passare prima di leggere le domande, ti devo chiedere una cosa io. Chi è che vi utilizza? Cioè, nel senso che quali sono i tuoi clienti? Allora, i nostri clienti ad oggi sono grandi aziende, grandi corporate, cioè stiamo parlando di corporate che possono operare in settori come retail, telecomunicazioni, infrastructure engineering, trasporti e logistica, quindi tutte quelle corporate che hanno in pancia asset, specialmente fisici, di grande valore, molto importanti, che devono proteggere. Quindi reparti di security management che sono dentro queste corporate, che hanno la delega alla security di questi asset, utilizzano il nostro strumento per capire quindi la distribuzione degli eventi, la stagionalità, le diverse fattispecie, come queste possono essere una minaccia diretta alla tutela dei loro asset, e quindi usano il nostro applicativo come un tool di data intelligence, ecco, su cui parametrare poi i loro processi di mitigazione e gestione del rischio, che per legge certe corporate con la redazione dei piani di gestione del rischio devono fare. Questo è il nostro cliente tipo, quindi proprio il 90% delle realtà con cui lavoriamo hanno queste caratteristiche. Poi ci stiamo un po' attivando con altre società che operano nel ramo del geomarketing e geointelligence, che quindi si occupano, attraverso la produzione di indicatori di rischio, di supportare attività di investimento a livello bancario, insomma, quindi grandi fondi di investimento, specialmente in ambito real estate, integrando i nostri dati tramite degli API dentro i loro indicatori di rischio, quindi rendendoli ancora più performanti rispetto a certi parametri che altrimenti loro perderebbero, cioè quelli sulla criminalità e sul degrado urbano. Questi sono un po' i nostri target clienti. Allora, una mia domanda prima di passare a loro, ma con la polizia che rapporti avete? Polizia, comuni, cioè enti pubblici, questi dati chiaramente con la politica, insomma le politiche si fanno con i dati, no? Guardando la mappa e guardando dove sono i problemi. Cioè con loro avete contatti, oppure no? Si va avanti come nell'Ottocento. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che noi siamo partiti con l'idea di poter anche mettere a disposizione i dati in nostro possesso gratuitamente, di metterli a disposizione delle autorità per la pubblica sicurezza, specialmente, no, quindi polizie locali che sono municipalizzate, e poi ovviamente carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, anche se loro sono ministerializzate, quindi hanno un iter gestionale molto diverso. Abbiamo provato ad interfacciarci con loro innumerevoli volte, anche proprio proponendoci come data provider gratuito, cioè questi dati ve li regaliamo, perché non è che siete nostri competitor, li mettiamo a vostra disposizione affinché voi possiate integrarli con gli altri che avete per una fotografia complessiva a livello security. Non siamo stati molto fortunati, perché poi il nostro è un progetto, noi abbiamo voluto deliberatamente mantenerci in una sfera di diciamo apoliticizzazione, quindi senza un'adesione particolare. Per quale ragione? Perché poi il progetto viene strumentalizzato, ovviamente può essere strumentalizzato dalla maggioranza, da chi
governa un'area per, come dire, screditare l'opposizione, o viceversa l'opposizione che può utilizzarlo per screditare l'operato della maggioranza. Quindi abbiamo visto inizialmente un po' di queste dinamiche e un po' di queste situazioni che ci hanno portato a dire: perfetto, noi vogliamo essere assolutamente fuori da queste dinamiche, non ci interessano, siamo al servizio di tutti per facilitare un processo di maggiore consapevolezza anche sociale rispetto a certi fenomeni, quindi sensibilizzare il cittadino e renderlo non solo edotto ma anche capace di vedere, no, quindi eventuali problematiche laddove ci sono, e supportarlo nella gestione, nell'intervento. Non vogliamo essere mischiati in tutto il resto. Allora Giacomo, partiamo con le domande. Mi chiedono come fatti a distinguere i falsi positivi, cioè esiste l'anomalia, il dato anomalo, cioè la città che da cui emerge un grande numero di reati e voi insomma vi siete messo una mano sul cuore e detto: qua c'è qualcosa che non funziona nella raccolta dati. Allora, noi, come avevo detto all'inizio, abbiamo quattro step di incrocio di pulizia dei dati. Cioè, nel momento in cui facciamo il caso tipo, il sistema raccoglie un dato relativo ad un evento che viene segnalato in un blog di reti civiche di Torino, in Vento. Segnalano quindi che c'è stato magari un furto di una macchina con determinate caratteristiche in via Rossi a Torino, il 13 gennaio 2022. Quel dato che viene raccolto viene innanzitutto, diciamo, analizzato a livello di contextual analysis dal sistema, quindi tutte le informazioni che sono fornite all'interno della notizia. Quindi in qualche modo, se le informazioni relative ai punti di interesse della zona in cui è avvenuto quell'evento sono reali, quindi non sono inventati, quindi c'è un cross anche con Google su tutte le informazioni del contesto. Se si supera questo livello si passa al secondo, quindi il sistema cosa fa? Va ad estrapolare quelle che sono un po', verificato il contesto, delle keywords che chiaramente dicono furto, furto auto, via Rossi, il 13 gennaio 2022, Torino. Prende quel dato e lo incrocia con tutti gli altri che sono stati raccolti quello stesso giorno o che sono già presenti nel nostro database per cercare un match. Quindi se il sistema verifica che da un'altra fonte, quindi non in quel blog di reti civiche ma un giornale o in un'altra banca dati, è stato segnalato che c'è stato un furto di un'auto il 13 gennaio 2022 in via Rossi a Torino, il sistema dice: guarda, c'è un'altra banca dati, un'altra fonte che ha riportato lo stesso tipo di evento con gli stessi campi, coincidenti al 99%. Questo è un'attribuzione di attendibilità, perché vuol dire che lo stesso evento è stato rimbalzato su più fonti, quindi fonti diverse fra loro e disconnesse fra loro, e quindi reperisce, quindi viene attribuito un livello di attendibilità comunque di un certo livello. Quindi gli viene dato livello di attendibilità buono. Il quarto, il terzo step è un ulteriore passaggio dei dati che in qualche modo vengono eliminati, cioè quindi io i due eventi furto auto in via Rossi a Torino il 13 gennaio 2022 avrò due eventi, quindi uno lo tengo nel database che poi è esplorabile, un altro il sistema lo mette in un database laterale dove c'è un ulteriore passaggio e di incrocio con altre fonti aperte che noi abbiamo identificato come secondarie. Se si trova quindi un match ulteriore, allora automaticamente ha un ulteriore punteggio di attendibilità a quel dato che è presente dentro il nostro database originale. Il quarto step è lo step un pochino più manuale, dove i dati che, su cui il sistema non è sicuro al 100%, anche se rimbalzati e comunque corrispondono oggi allo 0,4-0,3%, c'è un check manuale. Quindi ci sono due persone che fanno un po' di data entry, data cleaning, che accedono a questi dati e verificano manualmente, quindi non è un'attività OSINT, perché sarebbe pretenzioso chiamarla OSINT, però è un check manuale su fonti aperte, banche dati disponibili per verificare se quell'evento è accaduto. Quindi un ulteriore
step di conferma. Quindi, mi chiedono che è legato a quello che hai detto tu correttamente, se con questa metodologia voi rischiate di sottostimare la provincia perché avete meno dati a disposizione. Cioè, mentre prova a tradurla la domanda, cioè mentre nelle città come Milano e Roma la stampa dedica molto spazio perché c'è una stampa locale, c'è una raccolta dati molto più puntuale che granulare rispetto alla provincia italiana, Furri piuttosto che città di medio piccole dimensioni, il sistema rischia di sovrastimare forse le cose che succedono nella provincia perché avete meno dati per fare il matching. È così? Questo è un po' il punto debole. Ma dunque, noi non lo vediamo come un vero e proprio punto debole, nel senso che allora, per noi è fondamentale la qualità più che la quantità, perché puntare sulla qualità e sulla quantità, ma magari comunque costruire un database che ha delle problematiche in materia di attendibilità dati, cioè generi un effetto a catena opposto veramente molto molto invalidante. Noi cerchiamo di differenziare il più possibile le fonti da cui raccogliamo dati. Noi abbiamo due diversi filoni di raccolta, quindi in queste 16.000 banche dati abbiamo due filoni. Uno è il filone che noi definiamo di livello 1, quindi quello massimamente attendibile. Quindi immaginate le banche dati proprietarie dei nostri clienti, associazioni di categoria, le polizie locali anche con cui noi nel perimetro di determinati RT progettuali diciamo lavorano con noi anche a livello di condivisione dati, piuttosto che diciamo fondazioni di comunità, fondazioni di quartiere, insomma tutti gli enti del terzo settore che operano sul territorio e che quindi a loro volta hanno periodicamente in maniera interna fanno dei censimenti dati, quindi censiscono il loro verticale specifico, quindi ad esempio l'associazione Retake che è un po' distribuita in tutte le grandi città italiane che si occupa di censire i dati su graffitismo e abusivismo edilizio. C'è quell'altra associazione che si occupa solo dei furti di biciclette, quell'altra ancora su, insomma ognuno ha i suoi verticali. E quindi noi introitiamo tramite degli accordi ad hoc tutti questi dati che per noi sono di livello 1 come attendibilità, cioè comunque sono dati raccolti dal territorio, gestiti e puliti da una realtà intermedia che garantisce per il dato e quindi noi possiamo introitarlo già togliendoci alcuni passaggi della pulizia del sistema. E poi ci sono quelli che vengono raccolti dall'online, quindi blog, quindi database che sottendono blog, forum, gruppi social network, registri digitali, siti web a tema security, insomma banche dati aperte, ecco, insomma, con diversi livelli di granularità. Quindi riusciamo a raggiungere un po' tutte queste banche dati e cerchiamo di incrociare il più possibile i dati. Insomma, quindi sappiamo che, come dire, la fotografia complessiva dell'illecito è molto molto diversificata, perché purtroppo non c'è un sistema univoco e strutturato e unificato che permette di aggregare i dati a livello subcomunale. Quindi noi oggi riusciamo ad arrivare ad un livello di area metropolitana quando siamo fortunati, subcomunale è impossibile. Quindi noi ci occupiamo proprio di aggregare tutte queste diverse fonti per risolvere questo potenziale problema, insomma, quello evidenziato dalla domanda. Ci sono più domande su questo tema, però non si chiedono come mai lo fate solo voi. Una domanda, però insomma, proviamo a girarla, se ci sono altre esperienze di questo tipo nel mondo, anche fuori dall'Italia. Perché lo facciamo? Allora, sicuramente in Italia noi abbiamo visto che ci sono delle esperienze, delle realtà che fanno veramente un ottimo lavoro, ma focalizzate magari su il singolo territorio comunale. Quindi magari il gruppo di persone del comune di Bologna piuttosto che di Bari, che dicono: io vivo a Bologna e vivo a Bari, è la mia città, voglio poter mettere a disposizione di tutti i dati sugli eventi che accadono. Quindi ci sono diverse esperienze di questo tipo che sono però scollegate fra loro, cioè quindi la realtà di Bari non parla con quella di Bologna e viceversa. Quindi la nostra idea iniziale è stata proprio quella di
uniamole, cioè quindi dando visibilità a chi veicola il dato, quindi con il dato matriciale, quindi noi riconduciamo alla matrice del dato, uniamo perlomeno tutte queste esperienze annettendo anche poi tutti gli altri dati che noi raccogliamo dalle piattaforme aperte piuttosto che da n altre banche dati. Quindi non è che non ci sono, ci sono esperienze similari, ma sono molto molto localizzate a livello territoriale. Per quanto riguarda... Prego, prego. Vai, vai, vai. No, per quanto riguarda invece esperienze internazionali, c'è da fare un distinguo fra area centro-sud europea ed area nord europea anglosassone, perché nei paesi anglosassoni esiste l'open data geolocalizzato, quindi banalmente se io vado in alcune aree degli Stati Uniti o nel Regno Unito o in altri paesi scandinavi posso trovare un'accessibilità molto molto dettagliata su dati in materia di criminalità e degrado urbano geolocalizzati. Poi saranno strutturati anche lì in maniera non uniforme, però ci sono, quindi il processo di aggregazione è sicuramente più veloce e facilitato. Nel centro-sud Europa non esiste una, esiste lo Eurostat, che sicuramente conoscerete tutti, che è una banca dati ovviamente la più importante a livello europeo, però sul verticale crime il massimo livello che si raggiunge è il NAS3, quindi il livello provinciale. E quindi sotto non, tant'è vero che i ci sono comuni non ci sono, ecco, esatto, ecco. Ci sì. Ecco, ecco, vado avanti, vado perché avanti siamo perché partiti siamo in ritardo per problemi tecnici. Allora mi chiedono se farete un indice, ne accolgo due di domande, se farete un indice sulla base anche del dato delle denunce, cioè di mettere insieme quando il dato, quando insomma il crimine viene denunciato e quando invece voi lo rilevate con gli strumenti che ci hai appena descritto, cioè se non fosse il caso di certificare un po' quella mappa, magari a distanza di tempo per avere una lettura più realistica. E la accoppio la seconda domanda, se è possibile immaginare, perché insomma qui ci sono anche gente un po' tecnica, un indice che misuri la variazione rispetto al pericolo percepito. Questo è ancora interessante, però insomma, magari non è semplicissimo. Allora, vado in ordine. Luca, allora, per quanto riguarda la prima domanda, assolutamente sì, nel senso che noi periodicamente, generalmente su base, noi siamo comunque nati a febbraio 2021 e utilizziamo gli aggiornamenti periodici del Ministero dell'Interno, anche se sono comunque aggiornati a livello provinciale, area metropolitana, quindi comunque c'è magari uno scollamento, però comunque utilizziamo quei dati per fare un check quantitativo rispetto magari ai dati che abbiamo noi in pancia, quindi per suddivisi per categorie, quindi che ne so, se il ministero dice ci sono state 100 rapine in strada, sto inventando, nell'area metropolitana di Milano da 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, noi prendiamo quel dato e lo confrontiamo con le rapine in strada che noi abbiamo per l'area metropolitana di Milano, quindi facciamo questi check che chiaramente possono essere svolti solo quando poi il Ministero va a condividere i dati relativi all'area territoriale di interesse. Per quanto riguarda la seconda domanda, sarebbe molto interessante, c'era un progetto del genere che era stato perlomeno provato, poi non so l'esito, insomma, dall'Università Cattolica, quindi di creare un, insomma, di perlomeno mettere a confronto con una raccolta dati più qualitativa la percezione di sicurezza rispetto a certe aree con la distribuzione quantitativa di certi eventi, specialmente crimini violenti in alcune aree della città di Milano. Non so l'esito del progetto, poi magari mi posso sicuramente andare ad informare, ma sarebbe molto molto interessante. Sicuramente il grande problema che noi rileviamo è la capillarità con cui si può raggiungere, che necessiterebbe comunque la distribuzione di un determinato anche questionario per la raccolta di dati che poi permettono comunque un confronto. E quindi non si potrebbe, realizzare un qualcosa del genere senza una partecipazione attiva poi
degli enti pubblici sul territorio, insomma, immagino. Ultima domanda, ti ringrazio. Se ci sarà la possibilità di un minority report, scrivono, cioè insomma capacità la traduco, cioè la possibilità sulla base dei dati di prevedere dove avverrà il singolo, immagine, insomma, il reato. Insomma, dopo 4 anni di dati, io dico che in quella data via c'è un'altissima probabilità di che avvenga un certo tipo di reato. E vi dico anche chi, ecco, questo è un po' Minority Report. Allora, tralasciando un attimo Minority Report, però la modellazione di rischio previsionale è sicuramente qualcosa che si può fare, perlomeno non la strada precisa o la persona precisa, ma le aree dove, per le caratteristiche strutturali, urbanistiche, sociali, economiche che esse detengono, dove ci sarà una probabilità molto grande che si possano verificare certi eventi, a livello di micro dettaglio sicuramente quello sì. Adesso non perché non c'è tempo e non posso andare di nuovo in condivisione schermo, ma se no vi avrei fatto vedere comunque un esempio di modello di rischio dinamico tridimensionale. Però ecco, che magari vi dico subito, lo vedrete settimana prossima su Infodata, perché noi scriveremo un po' un articolo su quello che ci siamo raccontati. Io ringrazio Giacomo Salvanelli per essere stato con noi, per l'intervista, insomma, per il racconto. Mi scuso per i problemi tecnici, oggi è una giornata, mi dicono che c'è una giornata un po' per tutte le persone che stanno facendo streaming, per cui insomma non siamo gli unici. Grazie Giacomo Salvanelli, settimana prossima torniamo con Data Jobs, ed ora la sigla.